Bentornati, e ora parliamo di una moto elettrica da cross, italianissima, si chiama Tacita ed è stata presente in una importante manifestazione che si è tenuta a Zolder in Belgio. Le immagini sono di Giovanni Pogliano e sono state fornite appunto da Tacita. Vediamo. Joel Smets ha corso con la Tacita Team Race in occasione della gara EMX che si è tenuta a Zolder in Belgio lo scorso 21, 22, 23 e 24 aprile. Il 5 volte campione del mondo di motocross ha collaborato con l'olandese Van Hennoe Weijgaik e l'italiano Diego Pedderiba nel team ufficiale Tacita T-Race, l'unico equipaggio italiano che frequenta il trofeo dedicato alle moto elettriche organizzato da Thierry de Flandre, direttore generale del circuito di Zolder. Alla sua terza edizione, l'EMX Race of Champions è il momento clou della settimana Zolder Clean, organizzata ogni anno sul circuito belga. È una formula di corsa che si caratterizza per essere spettacolare e molto combattuta, ha detto Pierpaolo Rigo, presidente e fondatore di Tacita. Quattro giri, per un totale di 6 minuti di gara, garantiscono uno spettacolo incredibile. Si tratta di un evento di successo ispirato, in un certo senso, dalla BMX e dallo sci freestyle. È stata una grande esperienza che si ripeterà. I 2.500 spettatori hanno assistito alle gare e il feedback del pubblico è stato fantastico. Vorrei anche ringraziare il 5 volte campione del mondo di motocross, Joel Smets, per aver preso parte alla manifestazione a bordo di Tacita T-Race. La gara di Tacita è stata stimolante e divertente. Due semifinali che hanno visto una dura battaglia tra il pilota olandese della Dakar, Hennoe Van Weijgaik, l'italiano Diego Pedderiba e il belga Joel Smets. In finale, l'italiano ha battuto il 5 volte campione del mondo Joel Smets in un emozionante sprint al photo finish.